Diciamo che oggi è stato raggiunto un altro importante obiettivo da parte dell'amministrazione comunale per quanto riguarda il fenomeno del randagismo. Sappiamo che Mazara del Vallo da questo punto di vista è sicuramente una città modello. Abbiamo aperto qualche anno fa il rifugio sanitario e abbiamo cercato di produrre un'azione importante su tutto il territorio e ci siamo anche occupati attraverso delle manifestazioni di interesse nella prima fase di affidare ad un'associazione tutto ciò che riguarda l'adozione a distanza dei cani e già i primi dati sono molto importanti perché in un anno si è riusciti a far adottare circa 150 cuccioli presenti nel nostro territorio. Oggi concludiamo un altro atto molto importante con l'associazione APA e sono qui con il rappresentante legale perché attraverso sempre una manifestazione di interesse è stato stilato e siglato un protocollo d'intesa che dà la possibilità all'amministrazione comunale, grazie a questo lavoro che farà questa associazione, di svolgere un'attività di supporto a quello che è l'attività del canile, considerando anche l'assistenza veterinaria e considerando anche che la presenza di questa associazione sul territorio, essendo un'associazione dotata anche di un mezzo idoneo per l'accalappiamento dei cani, consentirà anche nei casi di emergenza di poter anche intervenire in maniera diretta senza necessariamente aspettare gli interventi di routine che sono oggi svolti dalla Ricara con cui il Comune di Mazara del Vallo ha una convenzione.